La campana della locanda! Cibo! Garcia! Eccomi! Devo ricordarti per l'ennesima volta che il tuo posto è sopra il cavallo e non sotto al cavallo? No, signore! È molto difficile trovare dei buoni soldati al giorno d'oggi. Ma è la cosa importante che la nostra campana sia arrivata a Monterey. Ora dobbiamo assicurarci che arrivi a Los Angeles. Sono sicuro che quella campana sarà molto utile alla nostra comunità. Sia per le funzioni che per dare l'allarme. E si potrà sentire per miglia e miglia. Siete stato davvero molto generoso con noi. Oh, figuriamoci, non è nulla. Che cosa serve avere un po' di denaro se non si aiuta il prossimo? Fa un caldo insopportabile. Avrei fatto bene a rimanere all'hacienda a bere della limonata fresca. Ah, viaggiare sotto il sole è una vera tortura, anche se si tratta di una buona causa. Oh, vi scongiuro, non parlatemi di limonata fresca, Don Diego. Ho la gola secca come un barile vuoto abbandonato nel deserto. Ah, Monterey, finalmente. Qui ci potremo rifocillare. Conosco un localino che serve le migliori tortilla sfarcite di tutta la California e le migliori kelle di granchio fritte che abbiate mai mangiato. Su, bello! Corri, corri! Sei sordo? Corri, ho detto! Andiamo, andiamo, andiamo! È curioso come poche semplici parole possano trasformare un uomo. Fare un po' d'attenzione, vecchia! Pulisci la strada! Presto! Abbiamo molta fretta! Sbrigati! State bene, signora? Oh, grazie, signor. Vi ringrazio. Vorrei acquistare delle arance. Prendetela, sergente! Capitano! È un comportamento inaccettabile. Un gentiluomo non dovrebbe mai mischiarsi con questa sporca plebaglia. Sì, lo penso anch'io. Sta dando davvero un pessimo esempio. Ah, è proprio una splendida campana. Avete fatto un magnifico regalo alla nostra città. Il mio unico scopo è aiutare la gente di Los Angeles al meglio delle mie possibilità. Solo questo? Dite davvero? Beh, ovviamente se questo mi permettesse di essere eletto al CADE... Avreste tutte le carte in regola, amico mio. A Los Angeles servirebbe una guida illuminata come la vostra. Spero che il governatore sia del mio stesso parere. Anche se conosco alcune persone che molto probabilmente non sono del mio parere. Ci siete quasi. Basta solo un piccolo ultimo sforzo. Tirate più forte! Sì, signore! No! Forza! Ma che cosa fate? No, no! Da quella parte! Non ci speravo! Ottimo! Lo sapevo, sergente, voi siete un esperto. Oh, siete molto gentile, Don Diego. Facciamo una pausa e andiamo a mangiare qualcosa. Al lavoro! Dobbiamo tornare immediatamente a Los Angeles. Ehi, e le mie chele di granchio! E le mie tortillas! Mi chiedo chi si creda di essere quel verdugo. Regala una campana, aiuta i poveracci, progetta di diventare alcalde di Los Angeles. Non mi piace. Finché sarò io capitano, lui non sarà mai alcalde. Ma se dovesse essere il governatore stesso a nominarlo, Don Verdugo è uno dei più facoltosi rancheros di tutta la California. È una persona importante. Magari Don Verdugo potrebbe compiere qualche brutta azione. Così avrei un pretesto per sbatterlo in prigione. Oh, no!
Quel pover'uomo si troverebbe costretto a svendere le sue terre al primo venuto. A me, per esempio. È la più bella campana che abbia mai visto. Magnifico! Missione compiuta! E ho fatto tutto da solo! Ehi, piano! Con dolcezza! Perfetto! Bravo! Tutto a posto, capitano! Sì? Che c'è, Bernardo? La corda cosa? Oh! No! Guardate, l'impalcatura sta crollando! È vero solo che sia un incubo! Che c'è? Volete che ci pensi io, capitano? Tenetevi! Aspetto! Diego! Cosa sta facendo? Bravo! Viva! Viva! Complimenti, avete conquistato i cuori di tutta la popolazione. Ne sono felice. Congratulazioni, Bernardo. L'idea è semplice, suonare la campana nel bel mezzo della notte. Ma così sveglieremo tutta la città. È proprio quello che vogliamo. Tutti si sveglieranno e correranno fuori dalle case. E noi ne approfitteremo per svaligiarle. Sono io quello che spiega il piano. Voi svaligerete le case, facendo in modo che la colpa ricada su Zorro. Voi siete un autentico genio, capo. Aspetta che abbia finito! Dovete fare in modo che la gente pensi che Don Verdugo sia suo complice. Quell'ingenuo di monasterio lo sbatterà in prigione. E così noi ce ne libereremo per sempre. Zorro... Verdugo, la campana, monasterio, io non ci capisco niente. Figuriamoci. Stanno arrivando i bandidos. Allarme, tutti fuori, presto! Garcia! Sergente Garcia! Agnello con patatine. Torta al cioccolato con crema. Svega! Perché è già ora di colazione, capitano? Non c'è niente di strano. Non vorrei che si trattasse di uno scherzo. E se fosse stato il vento? Forse la campana è stata fissata male da quell'incapace del sergente Garcia. Io credo che sia stato Zorro. Noi due sarete i volontari che sorveglieranno la chiesa per tutta la notte. Oh, povero me, e se dovessi davvero trovarmi di fronte Zorro? Ehi, fermo, altola! Si può sapere che stai facendo, caporale? Sto facendo la ronda come voi, sergente. Beh, allora vai a farla da un'altra parte, brutto pestapiedista. Cosa? Sergente Garcia? Pestapiedista, ignorante. Cosa? Oh, no! Oh. Al ladro! Al ladro! Mi hanno rubato tutto! Al ladro! Al ladro! Aiutalo! Cosa? Arrivo! Non è il momento di mettersi a dormire, razza di scansafatiche! Che è successo? Perché la campana si è messa a suonare? Hanno rubato il mio prosciutto migliore! Questi delinquenti non hanno rispetto per nessuno! Il colpevole è Zorro! Guardate, c'è la sua firma! Non è da lui. Voglio dire... Finora non ha fatto nulla contro i cittadini di Los Angeles. Ha fatto suonare quella campana e poi ha svaligiato tutte le case.
e non può averlo fatto senza l'aiuto di un complice. Questa è soltanto una bassa insinuazione. Io... Questa è una situazione molto spiacevole, ma prima di trarre delle conclusioni, penso che bisognerebbe svolgere delle indagini. Mi dispiace che quella campana sia stata utilizzata per compiere dei crimini, ma posso assicurarvi che farò tutto ciò che è in mio potere per aiutare le forze dell'ordine ad arrestare i responsabili. Verdugo sta con Zorro! Sì, Don Verdugo è un ladro! Abbassa Don Verdugo! Ma che strano. Sono sicuro che Don Luis Verdugo sia innocente. Devo scoprire chi sta tramando. Sì, è ora che Zorro entri in azione. Sentilo, è ora che Zorro entri in azione. No, dico, crede forse di essere l'unico eroe nella nostra famiglia? Anch'io posso entrare in azione. Bene, seguimi, Bernardo. Ramirez e io sorveglieremo la chiesa. Voi due terrete d'occhio la caserma. Sì, signore! Ah, Dushe! Che maestria! Sono certo che riuscirei a sconfiggere quello Zorro anche da solo. Sono senza dubbio il più abile spadaccino che si sia mai visto in tutta la California. Dopo di voi, capitano, ovviamente. Le stelle sono come diamanti che punteggiano il vestito di velluto scuro del cielo notturno. Non sapevo che foste un poeta. Oh, che volete, mi diletto. Queste belle notti californiane mi ricordano la nostra tanto amata Andalusia. Ah, i giardini profumati di Cordoba. L'arena di Siviglia. Ah, il Ton. E quelle adorabili signoritas di Granada. Sentite, questo è un usignolo! Che notte meravigliosa! Oh, l'usignolo ha smesso! Chip chip! Canta! Eh? Ma guarda! Fermo! Fatti riconoscere! Don Verdugo, lo immaginavo! Sono venuto qui nella speranza di poter catturare quel criminale. Quel criminale? Voi siete il criminale! Vi dichiaro in arresto! Che cosa? Voi... voi non avete il ma diritto. Ma certo di... che ne ho il diritto. Sono il capitano di questa guarnigione. Non mi lascerò arrestare tanto. Non un'altra mossa. Le minacce non mi spaventano, signor. Hola, amigos. No, Zorro, sappiamo che sei suo complice. No, non è vero. E poi non ho bisogno del vostro aiuto. Sistemerò questa faccenda da solo. Ne sono sicuro. Ma già che sono venuto fin qui, permettetemi di fare un po' di movimento. Io preferisco il vostro lato poetico. Le dolci notti dell'Andalusia. I giardini profumati di Cordoba. Ehi, c'è un usignolo. Mi hai fatto la zeta. È sempre un piacere. Che peccato. L'usignolo è volato via. La campana! Ma allora c'è un altro complice!
veloce. Si è messo in trappola da solo. Già, adesso non ha via di scampo. Garcia, una scala, presto! Sì, capitano! Ah, ottimo lavoro, signorita. Olè! Andiamo, signores. In fondo sono soltanto una signorita e un vacchero. Vi prego. Ci è mancato poco. Voilà! Presto! Girate! No, dall'altra parte! Da questa! No! Ma che fate? Sbrigatevi! Lasciate fare a me, razza di incapaci! Certo, signore e signor sì! Qualcuno mi aiuti! Eccoci, capitano! Che combattimento noioso! È vero? Finiamo il lavoro. Solo un piccolo avvertimento. Se dovessi rivedervi qui, non mi limiterò ai pantaloni. Chiaro? Non ci faremo più vedere. Lo promettiamo. Ah, che fumo. Aiuto! Aiuto! Vi prego, sono stata aggredita da Zorro! Ah, oh, ma quella è Inés de la Vega! Avete sentito? È stata aggredita da Zorro! Presto, Ramirez! Quel bandito potrebbe farle del male! Complimenti, Inés! Ottima recitazione! Oh, aiuto! Venite a salvarmi da questo manigoldo! Che attrice! No! Fermi là! Ma guarda! Questo è l'orologio che mi avevano rubato! Ecco i ladri! Prendeteli! Presto! Fate presto! Corriamo laggiù! State scappando! Signorita Inés, perché avete affrontato quei briganti? È pericoloso! Questo è un compito per gli eroici soldati di Sua Maestà! Vengo ad aiutarvi, capitano! Arrivo anch'io, capitano Monasterio! Fammi passare! Signore, avete un avvenire! Nel circo! No! Almeno uno lo abbiamo preso! Bene, ormai questo furfante non ci può più scappare! Non vedo proprio perché dovrei scappare! Tenete, leggete! Come naterete, capitano? Sono stato spedito qui in missione. Questo è il sigillo del governatore. C'è scritto anche che l'esercito mi avrebbe garantito tutto l'aiuto di cui avrei avuto bisogno. Questo non prova niente! Arrestiamolo! Zorro ci è sfuggito di nuovo, ma perlomeno abbiamo il suo complice. Lui non ha fatto niente. Abbiamo visto quei briganti. Sono loro che hanno rubato nelle nostre case. Avevano rubato anche il mio orologio. Può darsi che quei manigoldi fossero complici di Don Verdugo, ma non è possibile provarlo. Cittadini di Los Angeles, grazie di avermi scagionato. Vi rimborserò personalmente tutto quello che vi è stato rubato. Grazie, viva Don Verdugo! Viva Don Verdugo! Ma prima vi offro una bella bevuta alla locanda. Sì. Ah,
Andiamo, capitano! Perché quella faccia scura? C'è da bere gratis! A presto, signores! Ti prenderò prima o poi! Zorro! Forza, Tornado! Andiamocene da qui! Adios, amigos! Capi di bestiame, avete detto? Una mandria notevole. Dovete proprio sapere il numero esatto di animali che porteremo al mercato del bestiame di Monterey, capitano. Beh, diciamo che è mio dovere controllare le cifre indicate da voi rancheros e accertarmi della vostra lealtà verso il governatore. Noi non abbiamo niente da nascondere, capitano Monasterio. Il bestiame è pronto, padre. Direi che possiamo partire. Tu resta a fare la guardia al ranch mentre sarò via, perché fa decisamente troppo caldo per te, fratellino. Mi conosci, sorella? Io non la sopporto questa calura, per non parlare di questa orribile polvere. Perciò starò qui e mi occuperò di tutto il resto. Allora, se le cose stanno così, sarò onorato di scortarvi io stesso, signorita. Sono abituato a questo caldo e alla polvere. Lo farei con grande piacere. Vi ringrazio, capitano, ma preferirei farmi scortare dal sergente Garcia. Vostra figlia è di un'impertinenza inaudita. Sì, diciamo che è in grado di pensare con la sua testa. Dopotutto è una della Vega. Oh, si mettono in viaggio adesso. Se penso a tutto il buon cibo che non potranno portarsi dietro, moriranno di fame durante il tragitto. Sergente! Sì, vi ho visto. Credete che non conosca il vostro enorme appetito? Dugna Maria, che cosa ne pensate se impacchettassimo tutto il cibo per portarlo con noi? Il capitano mi ha ordinato di scortare la mandria a destinazione. Sarebbe un vero peccato sprecare tutto questo ben di Dio. Oh, beh, sprecare è un delitto, a quanto dicono. Partirò subito al galoppo sul mio prode destriero per raggiungere i mandriani. E così tutti potranno consumare un buon pasto. Che cosa ne dite, Dugna Maria? Che cosa ne dico? Io mi auguro che quel cibo raggiunga la giusta destinazione e non finisca nel vostro enorme insaziabile stomaco. Assassini! Brutti uccellacci! Lasciate in pace le mie salsicce! Ciao! No, In questo modo potrò tenervi d'occhio tutto il tempo, furfanti! È da moltissimo tempo che non vedevo una mandria grande come questa. Ho l'impressione che ci piacerà vivere qui in California. Wakisa, dobbiamo avvertire gli altri. Li attaccheremo non appena avranno varcato il passo. D'accordo, fratello. Il gioco dello specchio funziona sempre con i visi pallidi. Che cosa ci fate qui?
Sono venuto a portarvi il cibo preparato dalla bella Donna Maria. Ho cavalcato per ore e ore. Sono stato attaccato da famelici avvoltoi che volevano prendersi tutto quello che avevo. Oh, e ora ho una sete terribile. Bene, sergente. Ora vi siete rinfrescato a dovere. Yuma, grande capo della tribù degli Yaki. Cosa? Gli Yaki? Qui in California? Giusto, Bernardo. Corro subito al presidio ad avvertire i soldati. Non vedo gli uomini. Dove sono? I cowboy sono scappati come conigli spaventati. Sono scappati a gambe levate lasciando la loro bella squaw a guardia del prezioso bestiame. Yuma, io sono Doña Inés de la Vega e guido questa spedizione fino a Monterrey. Oh, allora sei tu il capo, bella signorita. Io sono il sergente Garcia e se permettete vorrei arrendermi. Un ufficiale dell'esercito? Una scorta piena di ardore e di coraggio. Infatti sono coraggioso, signore. Vi lasceremo prendere tutto quello che vorrete, incluse le salsicce. Ma risparmiateci, vi prego, vi prego. Per favore, sergente. Dove siamo adesso? Non riesco proprio ad orientarmi. Nessuno verrà a salvarci nel mezzo del nulla. Slegami subito, capito? Non immagini nemmeno con chi hai a che fare. Mio padre è un uomo ricco e molto potente. Ricco? Quanto ricco? Non capisci? Questa mandria appartiene a lui. Oh, se il padrone è suo padre, probabilmente pagherà un mucchio di soldi per riaverla. Non sono uno stupido. Suo padre andrà di certo ad avvisare i soldati. Mio padre non si rivolgerebbe mai all'esercito. Sono sua figlia, tiene alla mia incolumità. Soldato! Sai dove trovare il ricco padre di questa squaw? Sì, certo. Beh, va a dirgli che voglio un migliaio di pesos per ridargli la sua preziosa figlia. No, io non vado da nessuna parte. Sono stanco e affamato e tra poco sarà buio pesto. Oh, vi prego, sergente. Informate mio padre. Andrei io ad avvertirlo che mi hanno rapita, ma non credo che Yuma me lo permetterebbe. Eh? Mm-hmm. Oh, d'accordo, capisco. Certo, è un ottimo piano, signorita Inés. Oh. Muchas gracias, sergente Garcia. Ci piacciono le tue salsicce. E ora, fratelli, un brindisi al bestiame che abbiamo rubato. E un orrendo riscatto che ci pagheranno. Non se la faccia sotto per la paura. Che cosa succede, Garcia? Perché mi avete interrotto? Stavo facendo un bagno di luna. Sono davvero desolato, Don Diego, ma... un bagno di luna? Proprio così, sergente. È un toccasana per la carnagione, sapete? Forza, provate! Davvero? Ma ditemi, che cosa vi porta la mia hacienda a quest'ora della notte? Oh, ma come sono sbadato!
La luna mi ha fatto dimenticare la mia missione. Sono qui per vedere Don Alejandro e richiedergli un riscatto. Che cosa? No, 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 no. Non è come pensate, Don Diego. Non lo chiedo io, ma quei banditi degli Yaki. Gli Yaki? Che cosa ci fanno qui in questa regione? Hanno rapito la signorita Ines e preso tutta la mandria. E dovete credermi, Don Diego, sono proprio dei brutti ceffi. Orchi assetati di sangue, capite? Io ho tentato di respingerli e ho resistito il più a lungo possibile, ma... Avverto subito mio padre. Saprà che cosa fare. Voi, per favore, informate il capitano Monasterio, Garcia. Sì, signore. Voglio dire, Don Diego. Beh, io vado, Sergente. E ora devo correre fino al presidio per informare il mio capitano dell'accaduto. Avrei un'idea migliore. Sergente Garcia, perché non mi guidate da quegli Yaki? Ma è il mio cacacacac. È spiacente, Garcia, ma non capisco una parola di quello che dite. Monasterio, glielo direte dopo. Andiamo! Faremo un mucchio di soldi con quelle pezzicole. Ma dalla scuola, andrei anch'io. Mangia. Oh, ti ringrazio, sono affamata. Non potresti slegarmi le mani e darmi delle posate? Per favore, Yuma. Anche se tentassi la fuga, non andrei molto lontana. Sai una cosa? Credo di capire le difficoltà del tuo popolo. Probabilmente l'avrai già notato, ma mi scorre sangue Chumash nelle vene. So bene come vivono i nativi di questa terra. Mia nonna Taina... La vita è sempre stata enormemente più facile per i Chumash che non per noi Yaki. I coloni ci hanno portato via tutto quello che avevamo. Ci hanno preso la terra, i nostri possedimenti e ci hanno dato la caccia. Per questo siamo venuti qui in California. Io credo fermamente che la pace sia possibile tra i Rancheros e gli indiani. Quale pace? La pace è per i codardi. E se il vero coraggio fosse accettare la sfida di vivere insieme? So di cosa sto parlando. Io sono figlia di un ranchero californiano e di un'indiana della tribù Chumash. Dimmi, se c'è un conflitto, da che parte devo stare? Per chi devo combattere? Potremmo condividere lo stesso territorio, essere amici. Yuma, capo degli Yaki, ora ti senti molto stanco, sempre più stanco. Abbandonati al sonno. Le tue palpebre sono pesanti. È il momento di abbassare ogni difesa e lasciare che il sonno prenda il sopravvento. È vero, sono molto stanco. Credo che mi concederò un po' di riposo. Ma mi raccomando, svegliami al sorgere del sole. Cambierà, fratelli. Sì, ora gliela faremo vedere. Oh, signorita, volevi farti una passeggiatina? Mettimi giù, ti conviene mettermi giù, capito? Troveremo una terra in cui vivere. Speriamo. Avete visto? Sì, Garcia, ho visto. Ci siamo. Avanti, Tornado, andiamo! Io credo che lascerò a te questo onore, Zorro. Ti seguirò col pensiero. Prendiamo le armi! Fratello!
lì, fate qualcosa! Ines, presto, andiamoci. Oh! Zorro! No, lasciami andare, brutto fuorilegge che non sei altro! Preferite gli yaki a me. Ehi, ma che ore sono? Hai dimenticato di svegliarmi. Zorro! Hai dormito bene? Sei pronto ad affrontare Zorro? Cosa? Il mio pugnale è sparito! Presto, dobbiamo sbrigarci! È qui dove gli yaki ci hanno attaccato, capitano. 200 capi di bestiame non possono essere molto lontani. Garcia! Allora, tutto bene? Non abbiamo disturbato la tua passeggiata serale, spero. Capitano, signore, sto venendo al presidio militare per riferire di un attacco di quegli spietati yaki. Io non sono al presidio. Come vedi, sono qui. Dietro front! Oh, coraggio, cavallino! Dobbiamo andare anche noi! Sei in trappola, Zorro! 4-1. Credevo che gli yaki fossero più coraggiosi. Sei pronto, tornado? Prendi questa! Sogni d'oro! Allora, che cosa ne pensate? Grazie! Te la vedrai con me adesso! Dunque, sei tu il grande capo degli yaki? O dovrei dire il grande capo dei ladri? Sai una cosa? Indossi abiti proprio strani. Sei forse qui per ballare? Ballare? Oh, sì! Io adoro ballare! E tu? Forza, più veloce! Più veloce, amico mio! Più veloce! Su, impegnati un po' di più! Ehi, hey, Yuma! Sicuro di voler fare da solo? Ultimo tentativo! Zorro! Figuriamoci se non c'era di mezzo lui! Ci rivedremo, Zorro! È una promessa! Ne sono più che sicuro! Oh, signorita Ines, sono venuto a strapparvi dalle grinfie di questo spietato e orribile Zorro. No, vi sbagliate, capitano. Zorro non ha nulla a che fare con questo attacco. In realtà sono stati gli yaki a rapirmi. È la verità. No. Zorro non ha fatto nulla di male. Ma è chiaro che resta comunque un pericoloso bandito. Oh, capitano, ho fatto tutto il lavoro per voi e siete lo stesso arrabbiato con me. No! Lancieri, prendete quell'uomo! All'attacco! Ditemi, capitano, vi piace il rodeo? Perché me lo chiedi, Zorro? Smettila! Immediatamente, capito? Aiuto! Garcia! Raduna queste bestiacce! Caporale Gonzales! Raduna queste bestiacce! Signore!
Sì, signore! Ah! Adios, capitano! Oh. E buon divertimento! Andiamo, Tornado! Nascondiamoci lì dentro! Sembra che non ci sia nessuno. Io non ne sarei così sicuro. Signori, lasciate che mi presenti come si conviene. Don Rodrigo Malapensa, e siete nella mia proprietà. Ho con me due fedeli aiutanti, Dentista e la Rana. Non vi ho mai visti da queste parti. Che cosa siete, banditi? Io sono Yuma, il capo dei ribelli Yaki. Non vogliamo nessun guaio con te, ma se ci costringerai a combattere, lo faremo. Non scaldarti. Un uomo prudente deve prendere le sue precauzioni. Tutto qui. Entrate. Potrei avere giusto un lavoro per voi. Non c'è ragione di vergognarsi di essere banditi. Dico bene? Ines, Bernardo! Diego della Vega. Probabilmente sto sognando. Non c'è troppo sole per uscire di casa. È nostro padre che mi manda. Verrò con voi, ma solo fino a San Luis Obispo, per proteggervi dai predoni. Cosa? Solo per metà del tragitto? Sì, molto bene allora. Vorrà dire che vi scorterò fino a Monterrey. E mi presterai di buon grado Tornado e la spada di Zorro. No, nemmeno per solo. Dobbiamo protestare. Non si può più andare avanti in questo Insomma, modo. Insomma, basta. Tu, poche storie. Per un anno tutti loro. Questo denaro deve essere a Monterrey entro questa settimana. Il governatore vi ringrazia, Aguilera. Allora, chi è il prossimo? Che ne diresti di un sorriso, Miguel? Manuel, signore, ho pagato le mie tasse il mese scorso e al momento sono al verde. In tasca non mi rimane che questo, capitano. Chi ha mai parlato di tasse, Miguel? Manuel... Questo denaro è una sorta di supplemento per finanziare le spese sostenute dal governatore a Monterrey. Persino il sergente Garcia ha pagato. Ho una soluzione per te. Vendici il tuo bestiame. Oh, no, ci serve. Qui non c'è posto per i parassiti. Cosa? Sergente, sbattilo dentro. Come volete, signore. Oh. Forza, andiamo. Poveretto, non sono me. Il prossimo. Quello che sta facendo Monasterio è davvero scandaloso. Altro denaro per finanziare le eleganti feste del governatore. Più soldi gli diamo e più soldi pretende. E voi, Don Diego, non avete nulla da dire. Che ne pensate di tutto questo? Trovo che ogni questione riguardante le tasse sia di una noia mortale. Ah, sei totalmente concentrato su te stesso. Se Zorro fosse qui, difenderebbe i poveri contadini oppressi e darebbe una bella lezione a Monasterio. Si ribellerebbe e combatterebbe. Mia cara e tenera Carmen, non ho studiato arte e filosofia per finire coinvolto in inutili e banali duelli di cappa e spada. Ti pare? No! Se penso a tutti i lunghi giorni a cavallo che mi aspettano e a tutti quei succulenti pasti alla locanda che mi perderò. Una volta che il denaro sarà a Monterrey, il governatore scoprirà che abbiamo raccolto molte più tasse di qualsiasi altro pueblo in tutta la California. E io mi guadagnerò una bella e meritata promozione a colonnello. E io mi guadagnerò una meno bella promozione a sergente. Che può dirlo? Ah,
Accidenti a questa vita militare! Non ho nemmeno cenato! Capisci cosa intendo? Questo è il mio povero stomaco affamato che si lamenta! Aio! Allarme! Zorro ci sta attaccando! Non è che una semplice frana, sergente. Non startene lì come un fecco d'india su un cactus. No, 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 no. Il mio è un ordine. Scansa fatiche. Mammina, perché? Perché? Perché io? Coraggio, sergente! Salve, sergente. È Zorro, signor capitano! Visto? Io ve l'avevo detto! Prendetelo, buoni a nulla! Non si gioca con l'esplosivo, è troppo pericoloso. Sergente, capitano, caporale, mi meraviglio della vostra avventatezza. Inaudito! Proteggete il carro! Proteggete loro, avanti! Signor, sì, signore! È troppo tardi, signori. Dietro, dietro! Al governatore non serve questo denaro. Se penso a quella povera gente che a causa di questo non riesce a sfamare la famiglia, coraggio, caricate i sacchi sul mio cavallo. O se preferite... Te la farò pagare, Zorro. Sergente! Gonzales! Fate come dice. Oh, forza, sbrigatevi! Fuochi d'artificio, siete in vena di festeggiare? Non toccare i razzi! Quelli sono i fuochi per il ricevimento del governatore! Ma davvero? Cari amici, credo che quello fosse il gran finale. Auguro a tutti voi una piacevole serata. Ah, tornato! In sella, soldati! Trovate i cavalli! E soprattutto trovate Zorro! Per tutti i grandi castelli di Spagna c'è una vera e propria fortuna dentro questi sacchi. Grazie, Zorro, hai fatto il lavoro pesante per noi. Ehi, la rana! Questo è il momento perfetto per togliergli la maschera e scoprire finalmente qual è la sua vera identità. Da bravo, calmati, cavallino. Ho combattuto contro tori inferociti quando ero in Spagna e non ho certo paura di un semplice cavallo. Muchas gracias, miei affezionati ammiratori. Presto, andiamocene di qui. Grazie, Tornado. Dove sono quei due? Sono fuggiti con loro. Due autentici banditi, eh? Seguiamo le loro tracce. Ehi, aspettate! Perché ho il cavallo più lento di tutta la guarnigione? I soldati hanno cancellato le tracce. Vabbè, li ritroveremo più tardi. Proprio come ai bei vecchi tempi.
Ci sono degli idioti che seminano e dei furbi che raccolgono. Già, potete giurarci, capo. Attento, voi due. Staccherò le orecchie al primo che oserà infilare le sue manacce nel bottino. Ma andiamo, no, capo. Ve lo posso assicurare, Don Diego. Ho visto Zorro rubare tutti quei soldi e l'ho visto con questi miei occhi, proprio come ora vedo voi. È un vero miserabile, il vostro Zorro. Non vi siete spaventato, sergente? Spaventato io? Oh no! Ecco, ho sguainato la mia spada. Mi sono battuto con coraggio e proprio quando stavo per avere la meglio, quel brigante è riuscito a scappare e a dileguarsi con il bottino. Oh, che peccato! Zorro non farebbe mai una cosa simile. Lui è sempre stato dalla nostra parte. L'ho sempre trovato simpatico, ma rubare il denaro della povera gente, non immaginavo potesse spingersi a tanto. Silenzio! Quando il nostro governatore mi affida una missione, io la porto a termine fino in fondo. Non vi aspetterete che si paghi una seconda volta, capitano. Facendosi passare per un vendicatore, Zorro ha tradito tutti voi! Ho deciso di aumentare la taglia sulla sua testa di 1000 pesos! Bravo! Viva Malapesa! Organizzeremo una caccia all'uomo per stanare Zorro dal suo nascondiglio una volta per tutte! Ci sono volontari? Eccomi! Sì! Sì, andiamo! Staniamolo! Andiamo a prenderlo! Ma che cosa ci guadagna Malapesa? Hai ragione. C'è una gran puzza di bruciato in questa storia. Sono stati due uomini ad attaccare Zorro. Un momento. Dove sono i tirapiedi che lo aiutano di solito? Dentista e la rana. Dove sono finiti? Don Diego, ci fareste l'onore di unirvi alla nostra caccia? Purtroppo non abbiamo abbastanza uomini di coraggio. Io sarei felice di seguirvi, ma una caccia all'uomo di notte e con Zorro a piede libero? Bene, d'accordo, verrò. Inoltre, un po' di ginnastica non può certo farmi male. Mettiamoci in marcia, capitano. Lasciate perdere, Don Diego. Io non ci andrei proprio se fossi in voi. Ma come soldato non posso dire di no. Ci vediamo stanotte all'hacienda di Malapesa. Voglio scoprire cosa hai in mente. Bel paesaggio, è meraviglioso. E il tramonto è straordinario, non trovate? Fregatevi, Don Diego, o rimarrete indietro. Se fossi un vero pittore, dipingerei questa scena. Io non ho tempo da perdere con questo romantico cavaliere. Non aspettatemi, Don Rodrigo. Vi raggiungerò più tardi. Grazie, Zorro. Non preoccuparti, dentista. Ci sono tanti soldi qui che Don Rodrigo non se ne accorgerà neppure. Sì, hai ragione. Vivremo davvero in Nababbi. Proprio come il governatore. Quei due furfanti ci sono dentro fino al collo, non c'è alcun dubbio. Hai ragione, Bernardo. Loro mi hanno aggredito. È molto strano. È la seconda volta che ho la netta sensazione di essere osservato. Ah, figurati, sarà stato qualche animale selvatico. Ancora nessuna traccia di Zorro. Questa caccia all'uomo è un fallimento, un altro fallimento. La mia hacienda è a mezza lega da qui, subito dietro quel colle. Se volete, siete i benvenuti. È gentile da parte vostra. Gli uomini e i cavalli hanno un gran bisogno di riposare. E naturalmente di mangiare e bere un po'. Sono distrutto. Le mie povere ossa. Ma quando è che si mangia? Spero di non aver interrotto qualcosa. Salve, capo. Non vi aspettavamo di ritorno così presto. Il capitano Monasterio e i suoi uomini sono miei graditi ospiti. Garcia, chi ti ha dato il permesso di accomodarti? Chiedo scusa, signore. Torno subito. Scendo un attimo in cantina a prendere qualcosa di fresco. Voi due restate qui a fare la guardia. Non fate entrare nessuno. Ecco, questo è l'ultimo. Vai, Bernardo.
Don Rodrigo, ma che bella sorpresa! Che cosa ci fai qui in casa mia? Sono venuto a sistemare una piccola faccenda di cui voi siete al corrente. Ma non potrei mai colpire un avversario disarmato. En garde! Non preoccupatevi, capo. A lui pensiamo noi. Bene, bene. È incredibile quanta bella gente si incontri in questa cantina. Non fare rumore, razza di idiota! C'è il capitano Monasterio al piano di sopra! Non c'è problema, capo. Faremo come dite. Ci libereremo dell'intruso in assoluto silenzio. Ottimo inizio! Ci sta mettendo un po' troppo a portarci da bere, è strano. Sì, capitano, avete ragione. Che cosa è stato? Oh, signori, avete uno strano concetto di silenzio. Io devo tornare di sopra. Sistematelo voi, ma ricordate, voglio silenzio assoluto qui sotto, è chiaro? Urlate se dovete, ma in silenzio. Magnifico! Vedo che avete afferrato il concetto. Ops, oh, lo ammetto, è stata colpa mia. Accidenti, Don Rodrigo, che aspetto orribile. Sembra che abbiate incontrato il diavolo in persona. È una sciocchezza. Abbiamo dei grossi ratti. Dei ratti davvero giganteschi, a quanto pare. Volete gentilmente dirmi che sta succedendo qui? Io non ne ho la minima idea. Zorro! Sarei molto curioso di sapere che cosa ci fa questo fuorilegge nella vostra cantina. Lui è venuto qui per rubare tutto il mio vino. Sì, vedete? Ecco la prova. Don Rodrigo, se mentire è un'arte, allora siete un maestro di falsità. Mi dareste qualche lezione in privato? Ora basta con le chiacchiere, ti farò a pezzi con le mie mani. En garde! Siete un ottimo ballerino, capitano. Ora sei mio! Provateci di nuovo, capitano! Buon appetito, sergente! Con gli omaggi della casa! Su, arrenditi! Ti ordino di smettere! Che bravo! Vado a prendermi! Niente panico! È solo un prestito! Grazie per il prosciutto. Continuerei volentieri questa affascinante conversazione con voi, ma non ho più molto tempo. Devo occuparmi di una faccenda che non può aspettare. Andiamo!
Andiamo, presto! Adios! Ehi, caporale Gonzales! Sei pagato per cosa? Quello è Zorro! Prendetelo! Signor, sì, signore! Avanti, ragazzi! Forza, muoversi! Presto! Prendiamo Zorro! Branco di buoni a nulla! Aguilera e De La Cruz, perfetto. Fatto e fatto. Vai, Tornado! Zorro ha restituito tutto il denaro! Cosa? Sbatteli tutti quanti in prigione subito! Non posso! La nostra prigione è troppo piccola per contenerli! E inoltre i soldati non ubbidirebbero perché Zorro ha restituito il denaro anche a loro! Ora che ho riavuto... E anche a me! Oggi doppia razione alla locanda di Carlos! Calcina. Bravo, capitano! Cosa? Ferma! Lasciatemi andare! Deve essere un incubo! Voglio svegliarmi subito! Ah, capitano, c'è una lettera per voi! Porta scritto il vostro nome e la firma è una Z! Oh, Zorro ha pensato anche a voi! È stato gentile, visto? Non è così malvagio dopo tutto! Cosa?